Buongiorno, good morning, hello. This is a shankha, it's a shell picked up in India. È una conchiglia che abbiamo preso in India. Fa un suono incredibile. Richiama le forze. In realtà sarebbe per risvegliare gli dèi, così, no? Okay. So anyway, I put this conca away. Just a bit different way to start today. Modo diverso per iniziare oggi. Good morning. Facciamo un po' più interattivi stamattina. Vediamo un po' chi siamo qua. Dite buongiorno. So let's just see who's come along this morning. Because sometimes I don't really look at this look at the thing here so often. And so anyway, let's carry on and do our session today. Facciamo la nostra sessione oggi. Respiriamo, ci muoviamo e attiviamo un po' l'immaginazione. So we're gonna breathe, move and activate our imagination a bit more today. È un po' freddo, non so dove state voi. Se si sta bene, state bene a casa? Fa freddo? So how are you today in your house? Is it cold in your house? Is it warm? Anyway, let's warm up a little bit first of all. Ci riscaldiamo un po' il corpo prima, quindi strofinghiamo le mani insieme. Just rub our hands together quite vigorously. Spingere un po' tra di loro, so pushing our palms together a little bit. Lovely. Just quick rub down the whole body. Strofiniamo un po' tutto quanto il corpo un momento. I veni importante. So important to keep the kidneys nice and warm in the winter. E scrolliamo, shake out all the tension in our hands. Prima di fare tutto questo lavoro di mappatura, alziamo i piedi e ci scuotiamo un pochettino. So before we're doing all this breathing map work, dove è a bit stationary for a while, che siamo un po' seduti per un momento, ci alziamo un secondo e scuotiamo un secondo. Don't know if you could see me, but anyway. Yeah. So just shake. Alzare un po' le spalle, raise the shoulders a little bit, and then. Ok, so we could shake a bit more, but I think that's good. Potremmo scuotere ancora di più, però penso che va bene così. Bene, buongiorno. La volta scorsa abbiamo fatto la mappatura solo osservando. So last week we just did this breathing map, just observing. Today we'll try and amplify the breathing as well. Oggi proviamo ad amplificare ancora più il respiro, quindi mettiamo una mano sull'ombelico, uno sul petto, inspirare. Inspirando si apre, si espande, espirando ritorna insieme. Non è apri uno poi l'altro. So both our hands are both expanding when we breathe in and going back when we breathe out. So it's not just like first belly and then chest, all together, like a big sphere.
ci vuole un po' di tempo per entrare dentro bene, contattare il respiro. Poi se usiamo il senso di tocco di dove stanno le mani per aprire il respiro contro le mani. Quindi è proprio un lavoro da dentro da sentire. So it takes a little while just to contact our breathing. We just breathe in, gently pushing against where we feel our hands are. Importante anche stare dritti, alti, se si può, do start to sit up straight, and our breathing is much more open and the expanse. Ok, shake the hands a second, scuotiamo le mani in un momento. Hey cat, lalla. Mettiamo le mani sui fianchi, so our hands on the sides here, same thing. Bisogna capire come, che tono di dare davanti, non troppo poco, affinché riesco a indirizzare il movimento ai fianchi. So I have to try and work out what sort of tone to add to my stomach muscles in the front here. Not too much, not too little, and to direct the breathing out this way. Perché se getta solo fuori lo stomaco quando inspiro, non c'è movimento qua, fa solo avanti, quindi è l'indirizzo. Sperimentiamo, esploriamo su questo. So if my belly just jets forward like this, then like this, then it's not moving sideways at all. So we have to try and understand what's going inside. So it's up to us, really up to us, to really increase our interest and our attention to really make this interesting. Otherwise, it can be quite boring exercise. But it's really up to us to really go into it. Possiamo, allora, mettiamo le mani qua. E a noi, tocca a noi a mettere l'interesse, l'attenzione, la curiosità, affinché questo non è un esercizio noioso, però è un esercizio molto interessante. Quindi più siamo presenti, più l'ascoltiamo, più diventa. Qui è un cilindro. Just where the hands are. Se solo dove sentiamo le mani, attiviamo il respiro oggi qua. Ok, shake the hands out a second, scuotiamo le mani un secondo, un primo sentire gli effetti finora, se
just feeling how the effects are halfway through this practice. Okay, cool. So now we put the hands on the back, mettiamo le mani qua e attiviamo un respiro profondo qua. Can hear some funny noises. It's our cats are playing with a clothes peg. Se sentite dei rumori sono i nostri gatti che giocano con una molletta. Eccola. Questo è uno dei punti più difficili da sentire il respiro, però vale la pena investigare. So this is one of the more hardest, this is one of the hardest places to feel the breathing, but it's really worth investigating a bit more. So now, one hand on the back here and one hand on the top, o così se stress il polso. So look, put one hand here, like with the back of the hand if it's too much, or this way around. It should be comfortable. E respirare tutte e due queste aree. Quindi investiamo veramente in interesse e attenzione e gli effetti saranno moltiplicati tantissimo. So really invest in attention and interest and curiosity and all this effort will be really, the benefits will be really increased. Ok, shake the hands, scudiamo le mani un secondo. Seconda. E l'ultimo, per ampliare proprio veramente questa sfera, the last one in this series. There's lots of different ways of doing this breath work, by the way. Ci sono tanti altri modi per fare questa respirazione, forse ne facciamo altri, vediamo un po'. L'ultimo è sotto, quindi una mano sotto. Il perineo, il pavimento pelvico, l'altra sul basso addome, quindi molto profondo, quindi un respiro profondo e vai. So deep breathing, really low. Ok, shake the hands, scuotiamo le mani, sentire gli effetti, so just feeling the effects on the whole body. Bene, facciamo un suono, facciamo un A,
sentire come se il suono è migliorato. Let's just do an A sound to see if our breath, so if the sound is better, deep A from the belly. Hands here. You. Può essere che il suono anche è diventato più lungo. Perhaps the sound has even become a bit longer. Mm? So hands here. M with the mouth closed. M con la bocca chiusa. Senti come si risvegliano le mani, un po' anche la faccia. Ci sono delle sensazioni che si risvegliano. Can you feel how the fingers are feeling a bit more like tickly? The face almost is becoming a bit more alive and the body. Se vi va, perché se no non so come va. Quindi se vi va scrivete un secondo qui nel chat se gli effetti di questo respiro adesso, se vi sentite più che respirate meglio, se dobbiamo ancora tornare, poi magari scrivete da soli, se vi sentite più vivi, cioè due parole così nel chat, anche se forse anche solo per chi sta guardando in diretta adesso. Poi se guardate come registrazione potete sempre scrivermi e sono contento, scrivermi i commenti sul video di YouTube. Vabbè, facciamo dopo allora questa. andiamo, stiracchiamoci verso l'alto, ecco. Bene, grazie Maddalena. Ecco, una su. Ah, sentirò che si allunga tutto. L'altro. Su, 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 su. Bene. Il lavoro sul respiro è veramente una delle cose più importanti che possiamo fare, perché il respiro fa proprio ponte tra la mente e il corpo. E, può essere involontario e può essere volontario. Noi apriamo volontariamente per poi dargli questo spazio volontario. Fa scorrere più le sensazioni, le emozioni, porta le energie dove ne abbiamo bisogno. È veramente importante questo lavoro che abbiamo fatto. Okay, let's do this, otherwise I'm talking. So this is breath work is really, really important, very simple, and there are other ways to do it as well, but it's a bridge between the body and the mind, and it's also it has this characteristic that could be voluntary or involuntary, which means that we can voluntarily expand our breath and then leave it to be involuntary. More open, you know, because it's a bit stuck, our breath, for all sorts of reasons. On the side. Però non va tanto bene dire, ah, c'è un respiro bloccato, fai qualcosa, no? Facciamo gli esercizi, camminare, annusare. So don't just say like, oh, my breath's stuck, you know. Do something about it. Feel how your breath is. Release it. Walk and breathe. Smell. Activate it.
Ok, e giù, avanti, lasciate la testa a penzoloni e respirare in tutta la schiena questa volta. So relax our heads down and try and feel the breath really go through the whole body, the whole of the back of our back. Ok, dolcemente torna in su, so very slowly coming back up again. Great. Piano che può essere che ci gira un po' la testa. So take it easy because it could be that we get a little bit dizzy after doing this. So come a bit further forward, hands on the chair and open the chest. So mani venite un po' più avanti e aprire bene il petto, non andare troppo indietro con la testa, so don't go too far back with the head, and breathe and open this whole chest area. Ok, tornare, sennò forse è un po' forte per qualcuno per la gola. So let's come back, or it could be a bit heavy for the head for some people. Cool, so now turning around our axis, we do a very gentle twist, girando attorno all'asse, facciamo un dolce torsione. E respirare qui, sentire come il respiro muove qui, molto interessante. So feel, listen how the breath moves here, it's really very interesting. Piano tornare, we're slowly coming back. Center and the other side, l'altro lato. Sempre torna l'asse, non perdi l'asse. Respirare, breathing deeply. Accentuiamo proprio il respiro. So we're really, really pronouncing the breath. Slow, always slowly, and long and slow. Lungo e lento, non è questo tipo di espansione, però è ecco, avete capito, abbiamo capito, so we got it. So there's even more tingling going on now. C'è ancora più mircolio, come le energie si risvegliano nel corpo, quelle sensazioni si risvegliano nel corpo. E ora facciamo
Guerriero seduto. Ecco, questa è buona per allungare anche gli psoas. This is good for lengthening gli psoas. So we're twisting the hips forward. Cioè le anche sono rivolte in avanti. Le gambe dietro è distesa. Questa qua è a 90 gradi. Ecco. Tenete la sedia, so hold on to the chair. And the other arm is up into air. This is the same arm as the leg which is back. Lo stesso braccio che della gamba che sta indietro. Allunghiamo, se è comodo, se è troppo è bastato il braccio. Ok, down. Figa di queste gambe qua, rilascia. Just gonna bend the leg and just relax it down a second. Perché è vero che dobbiamo espandere il respiro così, però anche dobbiamo allungare i muscoli dentro, dobbiamo anche rilasciare delle cose. So it's true that, you know, it's correct that we need to expand our breath, but we also need to relax a lot of muscles inside. We need to relax our diaphragm. We need to let go of a lot of stuff, and our breath will then expand on its own as well. But okay, so e tornare. Ah no, rilassare le gambe prima. So relax the leg first. Facciamo un respiro profondo nelle braccia, però in questo modo qua. Inspiro, inspiro, espiro, espiro. So breathe in, breathe in, breathe in, breathe out, breathe out. Ok. So all I'm doing is grabbing hold of the elbow. Okay, that was just a bit of fun. Aquila. Quindi incrociamo la gamba. Ecco così. Ah. Guardate qualcosa sul muro davanti. Ok, l'immagine dell'aquila è importante anche per questo lavoro che abbiamo fatto ieri sull'intuizione. L'aquila è un simbolo dell'intuizione, è un simbolo di vedere lontano. So the eagle is a very powerful symbol. Also with this work we did yesterday on the intuition, it helps us to see far, to see further away. So to reflect on the eagle is could be stimulating for the brain and the mind and the body.
Okay. Finiamo così oggi, prima di fare questo, finiamo con una visualizzazione alla fine, we're gonna do a visualization at the end, but now we're going to breathe like a, yeah, let's do it like an eagle, Respiriamo come un'aquila. Se è troppo andare su e giù col busto, fatti solo così. If it's too much to go forwards and backwards with the chest as well, with the torso, then just do sideways, but we breathe in and we breathe out. Okay? Inspirare, espirare. Let's just do it sitting. Iniziare a immaginare che voliamo sopra boschi, montagne. Iniziamo a immaginare che voliamo sopra. Inizia a immaginare che fly over woodlands and mountains and rivers and lakes. Ok. Cerca di immaginare tutto quello che c'è oltre le nostre pareti. So we're gonna try and imagine what's beyond our walls, no? So maybe there's some other buildings, maybe there's some open spaces, maybe there's some trees. Cioè, forse ci sono altri palazzi, altre case, forse ci sono alberi, forse ci sono spazi aperti. Immaginare, anche se non è che deve essere preciso, cercare di immaginare tutte le cose che stanno fuori il nostro spazio in questo momento. Possiamo farlo con gli occhi aperti o gli occhi chiusi. So, really trying to imagine and visualize all the things that are outside of the walls all around us. It might take a little bit of an effort, but do what you can. Forse è un piccolo sforzo, però facciamo quello che possiamo. Anche sotto e sopra. Also above and below. Andiamo ancora più lontani, so let's take our imagination even further. Hilltops, woodlands, rivers, lakes, seas, colline, boschi, fiumi, laghi, mari. Lasciamo andare questa immaginazione, visualizzazione, so let this go a second. And just imagine that we're sitting under a tree, in the nature, it's warm. Immaginare che siamo seduti sotto un albero, nella natura, cioè si sta bene, la temperatura è mite, l'aria è fresca, the air is very fresh, we feel safe. Sentiamo bene, al sicuro, protetti.
possiamo lasciare un po' di armatura, we can just let go of a bit of our body armor. Bene, so very good. So we come back to our bodies, open our eyes, very aware and very awake in the space where we are now. We see it slightly differently. Siamo molto svegli, molto consapevoli nello spazio che siamo ora. Vediamo le cose molto probabilmente in modo molto diverso, molto più luminosi, chiari, nuovi. So we see things slightly new eyes. So, ok. Facciamo giusto l'om dal cuore, irradiando luce e amore. So we're just gonna, let's have the three ohms in our heart center, irradiating peace, love, and energy. Grazie, grazie mille, come sempre, a partecipare e seguire questi incontri insieme e capovolgiamo un po' certe tendenze, so we're really turning some things upside down on their heads. Compito per la settimana, un compito per la settimana, so we have an exercise for the week. Volete sapere l'esercizio della settimana? Sì, certo! È uno molto buffo questo qua. L'esercizio della settimana è osservare le nuvole. Sì, osservare le nuvole, crearsi delle storie, crearsi delle storie con le nuvole, come si muovono. Se è tutta una nuvola o non ci sono nuvole, è chiaro, non lo puoi fare quel giorno, no? So the exercise for this week is watching clouds, you know? Watching clouds go, move, watch them create stories, nonsense stories and whatever. Just let ourselves go watching some clouds. That's if they're recognizable. Sometimes, you know, it's a bit foggy or there's no sun at all. Ebbene, ci vediamo lunedì prossimo. So see you again next Monday. Who's watching it live, of course? If you're watching it recorded, please just write a comment below, whether it's on Facebook or whether it's on YouTube. And cool. So have a great day and dance and sing. Ballate e danzate. Ok, benissimo. Ciao a tutti, ciao, ciao.